vlog sta nutrendo. Bene, 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 bene. Buongiorno. Sono le 15:21 e fanno 16 gradi sulle coste romane. Io sto andando a fare da babysitter a mio nipote, lo piccolino, e niente, quindi questo è l'avvio di un fine settimana che sarà, penso, abbastanza allucinante. E stare in macchina un miliardo di ore, sui mezzi, in posti di lavoro, di non lavoro, qualche progetto che è in corso di, ho qualche progetto che è in corso di cambiamento, di revisione, alcune novità importanti, quindi è un po' un casino. Poi venerdì e sabato devo andare a 4 sfilate e la presentazione, una presentazione importante di un libro, e quindi sarà un po' un macello. Venerdì ho 2 sfilate tarda mattina all'ora di pranzo e una subito dopo pranzo, e poi appunto la presentazione di questo libro, e quindi andrò vestita praticamente come se al libro, come ero vestita la mattina, perché non faccio in tempo a tornare a casa perché ho milioni di chilometri di distanza. E basta, poi sabato altre 2 sfilate, però sono comunque nel pomeriggio, per fortuna. Quindi sarà un bel po' di confusione, di stanchezza soprattutto. Allora, io sinceramente non so questo vlog quando lo vedrete, se lo vedrete venerdì o lo vedrete il venerdì successivo. Oggi è il 25, quindi non so se lo vedete il venerdì successivo. E perché forse ci aggiungo anche i pezzi del vlog dei prossimi 3 giorni, però boh, non lo so, vedremo. Fatemi sapere se voi vi piacciono più questi, una sorta di weekly, scusate, se vi piacciono di più questa sorta di weekly o i vlog giornalieri, perché sinceramente con i vlog giornalieri molte volte possono capitare, sì, questi giorni un po' di caos, di corri qua, corri là, però ci sono giorni che io resto a casa, quindi non è che abbia molto da farvi vedere. O magari c'è solo una cosa interessante nella giornata, e che sinceramente fare un vlog di tutta la giornata per, non so, magari quell'ora mi pare un po' esagerato. Quindi fatemi sapere che ne pensate, se preferite il weekly o il vlog comunque del giorno, fermo restando che comunque io li vado a pubblicare il venerdì, quindi se una cosa succede lunedì la vado comunque a pubblicare il venerdì. Al massimo, se è più giorni interessanti, quindi più vlog giornalieri, posso andarla a caricare anche il martedì, perché mi sono data il martedì come altro giorno per caricare un video extra, però non sono particolarmente sicura di codesta cosa. Poi ho visto che alcune youtuber sono andate a Los Angeles, credo che siano Gloria Fair e Michelinia, e soprattutto da una parte, vedendo i video, ho notato nei video qualche, ripeto, posso averlo magari letto io da quel punto di vista, qualche piccatina nei confronti dell'altra per foto simili, però diciamo che se uno va a Los Angeles le cose da vedere sono più o meno le stesse, quindi ci può anche stare che abbia fatto una o due foto simili una con l'altra, però ripeto, sono mie impressioni che potrebbero essere sbagliate. Mi piace molto invece il montaggio video che fa Gloria Fair, lo trovo molto, molto carino, molto, molto interessante, molto piacevole da vedere. Alcuni vlog sono un po', non suoi, ma parlo in generale, sono un po' pesanti perché non,
cioè fanno comunque, sono molti punti morti in cui ci sono cose che secondo me non sono interessanti. Ad esempio, questi giorni sto in fissa con i video dei voli, quindi le persone che fanno il volo, insomma, sulla prima classe di una determinata linea, linea aerea, fanno vedere il volo, fanno vedere la lounge prima del volo, tutti gli optional, i benefit che avendo un determinato biglietto, quindi in questo caso la prima classe, la business, quindi tutti i vantaggi a cui si hanno diritto. E mi piacciono molto, molto, però sono entrata nel trip di questo tipo di video. Solo che ci sono alcune prespezioni in cui mi fanno vedere il volo sopra le nuvole, cioè minuti in cui vedi solo questo, due palle a un certo punto e vanno avanti. Però adesso mi piacciono. E basta, poi così, non so. Vabbè, io sono quasi arrivata dalla mia sorella, da creatura, e ci vediamo dopo, domani, non lo so. Ciao.